prego. Ma dai, ce la faremo. Ma sì, dai. Ci stiamo lavorando da diversi anni, adesso siamo arrivati a una data importante, meno 100 giorni. Il prossimo evento sarà quello del Trophy Tour, la Coppa degli Europei che girerà per la città, anche in alcuni ospedali, tra il 17 e il 19 aprile, ulteriore passo di avvicinamento e poi l'11 giugno si inizia con la musica qui a Foro Imperiale. Dobbiamo ricordare ovviamente quello che sta accadendo in questo momento, le decisioni del governo e ovviamente anche delle regioni. Che cosa secondo lei potrà accadere? Con la sindaca siamo in stretto contatto con regione, prefettura e quindi anche col governo per le misure che riguarderanno le prossime settimane, che sono ancora al vaglio dello stesso governo. Per quanto riguarda UEFA sono tranquillo, così come ha ribadito ieri proprio il presidente di UEFA. Per quel che riguarda invece le manifestazioni sportive, penso lei sappia che già domenica è stata rinviata la Roma Ostia. Sì, di concerto con Prefettura e Regione, ieri la sindaca ha deciso per questo annullamento, una misura appunto di prevenzione considerato l'alto numero di partecipanti non di Roma e anche stranieri della stessa Roma Ostia. Naturalmente lavoreremo da subito per individuare con gli organizzatori una nuova data per la Roma Ostia, che è un appuntamento importantissimo che Roma non vuole perdere. Assessore, il governo sta lavorando a un nuovo DPCM, si parla addirittura di 30 giorni di stop per lo sport. Se fosse così salterebbero due grandi eventi, la Maratona di Roma e la Formula E a Roma? E da qui ai prossimi 30 giorni abbiamo appunto la mezza maratona, la Piaran, la maratona e appunto fa 30 giorni anche la Formula E. Siamo in contatto con gli organizzatori proprio per valutare ogni scenario. Si può dire che comunque l'europeo al momento non è a rischio? Faccio mie le parole del presidente di UEFA, che appunto non parla di scenari B, ma si procede avanti speditamente.